arrabbio per le cose che posso controllare, questa qua non la posso controllare. Se voi vedeste quanti tiri liberi tiriamo, io nella mia carriera non ho mai fatto tirare così tanto tiri da fuori o tiri liberi ai miei giocatori. Purtroppo è una questione emotiva, tecnica, e oggi questo è un dato che ci ha condannati insieme a una percentuale realizzativa dentro l'area molto bassa, dove abbiamo sofferto l'atletismo e la fisicità di Napoli, che si è chiusa molto in tutte le nostre situazioni di pick and roll, e tante situazioni che generalmente con altri avversari siamo riusciti. Mi riferisco a Jalen Jones, magari, spesso, che lui lì è molto molto bravo a convertire in canestri tutte queste mezze situazioni. Oggi abbiamo fatto fatica, però il dato dei tiri liberi è amaro, ma non è che lo posso controllare, purtroppo. Ha avuto un crampo molto forte alla gamba, il dottore mi ha detto che non poteva più rientrare, poi il ragazzo ha voluto rientrare lo stesso. Coach, invece, purtroppo nel primo tempo magari ha subito, 58? 58-56, 57, sì. una partita incredibile di punti. Nel secondo ci sono viste fin da subito le contromisure, una zona che era una zona chiara, gentile su Rich, che invece ha avuto tante occasioni di partenza contro giocatori più piccoli. Invece nel primo tempo come mai non siete riusciti a trovare queste contromisure? Allora, Rich è stato marcato da Trajkel dall'inizio, quindi il problema è che molto spesso siamo stati poco vicini ai portatori di palla, ai giocatori di pick and roll loro, e abbiamo sbattuto sui blocchi, abbiamo concesso troppi tiri da 3 punti dal palleggio con l'utilizzo del pick and roll. Niente che noi non abbiamo puntualizzato 1000 volte, tant'è vero che nel secondo tempo abbiamo fatto la stessa identica cosa quando siamo stati a uomo e non gli abbiamo concesso un solo tiro. Quindi è una questione proprio di tensione, di capire ancora dove si vincono le partite. Credo anche un po' di esperienza, perché se sei in grado di farlo con costanza per 20 minuti nel secondo tempo, sei sicuramente in grado di farlo anche dall'inizio, dove le partite si direzionano. E quindi lì siamo un po' mancati. La zona l'abbiamo utilizzata quando c'era Zerini nel 5, perché ci aveva dato fastidio con il pick and pop nel primo tempo, e li ha un po' bloccati. Però onestamente, continuare su questa cosa, ragazzi, la partita l'ha girata De Nicolao in pressione tutto campo, uomo contro uomo. Questa è la verità, questa è la chiave del rientro nostro. È stata la grande prestazione difensiva sulla palla di De Nicolao, che ha trascinato poi Bean a fare la stessa cosa nelle situazioni a metà campo e Trajkel a fare la stessa cosa nelle situazioni a metà campo. Questo per me è abbastanza evidente ed è quello che è accaduto. Prego, prego. Cos'è cambiato dopo l'espulsione di Gentile? Qual è il morale tecnico No, è cambiato che alla hanno tirato una marea di tiri liberi, questo è cambiato, perché comunque abbiamo vinto 21-20 il terzo quarto, quindi non è che abbiamo fatto, da quando è uscito Gentile, 20-0 e siamo andati in carrozza. No, abbiamo fatto un quarto equilibrato. Secondo me abbiamo giocato molto bene il terzo quarto, ma abbiamo sbagliato tanti tiri liberi, tanti tiri aperti, tanti canestri in lay-up, anche in contropiede, delle cose banali, e non abbiamo capitalizzato, mentre loro sono stati bravi a fare dei canestri difficili. Napoli è una squadra molto forte, questa è la quinta vittoria a fila, sono lunghissimi e onestamente nel supplementare non hanno fatto un tiro facile, hanno fatto solo canestri difficili. Noi abbiamo sbagliato una tripla aperta, dei tiri liberi ancora, un mezzo layup, e loro hanno fatto solo tiri difficili. C'è un canestro di McDuffie con fallo buttandosi indietro e tutti i canestri di Rich, non si può dire niente alla difesa. Quindi onestamente bravi loro, i nostri erano anche molto stanchi. Chiaro che il primo tempo è stato negativo, nettamente negativo, ma ci nascondiamo dietro un dito. Dal punto di vista difensivo, perché abbiamo fatto 41 punti, 41 punti senza correre, perché se prendi 57 significa che non vai mai in contropiede. Significa che abbiamo giocato bene. Il problema è che dietro, ripeto, non c'era questa tensione emotiva nel difendere come esattamente poi abbiamo fatto nel secondo tempo. Però le partite sono di 40 minuti, l'occasione di vincere l'abbiamo avuta nonostante essere stati credo meno 19, 20, 19, ok? Significa che qualcosa c'è dentro questa squadra. Avanti, Coach, avanti, sono qua senza fretta. ma lei, cioè, esce dalle sue parole questa difficoltà nel far approcciare in maniera corretta
alla squadra la partita. Lei ha detto: noi queste cose le abbiamo ripetute tante volte, le abbiamo fatte negli ultimi due quarti, non nei primi due, con un approccio sbagliato come era stato a Pesaro. Perché secondo lei questo approccio? Come Io credo si che sia una costruisce? questione di vivere delle situazioni come squadra che non abbiamo vissuto, perché onestamente abbiamo spesso cambiato equilibri, spesso cambiato roster, abbiamo spesso cambiato quintetti durante la stagione. Questa è l'undicesima partita, ancora non abbiamo la certezza di quale sia il quintetto per vincere le partite, il quintetto difensivo, il quintetto per fare una giocata. E quindi sono cose che vanno vissute, che non abbiamo vissuto. E abbiamo buoni giocatori, io sono contento dei giocatori che abbiamo, ma di esperienza di Serie A, voglio dire Rich, Pargo, vado avanti, cioè Zerini, non ce n'è tanta. E queste sono cose che un po' le paghi. Poi con tutto il travaglio che abbiamo vissuto in questa prima parte di stagione, purtroppo è mancata questa cosa. Chiaro che c'è un po' un problema di identità. Andiamo avanti così perché onestamente, come ho detto ai ragazzi, sono molto orgoglioso del secondo tempo che hanno giocato. Non c'è fretta, non mettere fretta Marco, perché poi non mi sentono più per 2 settimane. Allora, hai detto subito che nel primo tempo voi non avete fatto un contropiede, Perché abbiamo loro subito sono sempre il partiti, canestro. sì, e loro sono partiti con due Certo, contropiedi di fila, questo è verissimo. stato Dubbio. proprio, cioè, proprio una dimostrazione di grave difficoltà vostra subito sin dall'inizio, di emotività, e come hai detto prima, è già la seconda volta che succede. Scusami, tu non ti senti dover dare qualcosa a questo pubblico un po' bianco fischiato alla fine del primo tempo? Non ho capito, senti di dover dare qualcosa Sì, al pubblico? al Non ho capito pubblico. cosa c'entri con i contropiedi. No, voglio dire, nel senso che la difficoltà Ma io nella sento partita. di dover dare qualcosa a tutti qua dentro, cioè il mio lavoro è 24 ore su 24 per il bene della pallacanestro Varese, della mia squadra, la mia responsabilità è totale e il mio impegno è totale, cioè mi sento responsabile di tutto. È chiaro che le ho sentite anch'io, i fischi, ho sentito anch'io le parole, però io devo andare avanti e avrei voluto vincere questa partita perché il pubblico poi nel secondo tempo ci è venuto dietro e ci è venuto dietro credendoci insieme a noi. Chiaramente insieme a noi si è spento. Non ho capito il senso della domanda, cioè, se tu pensi che io non senta questa No, responsabilità nei no, no, confronti era dei tifosi. semplicemente per capire se ti senti un po' in difficoltà in questo momento rispetto alla squadra, Tu mi rispetto al senti, gruppo. non ho Tu ti capito. senti un po' in No. difficoltà in questo momento? Mi sento in difficoltà come qualsiasi componente di questa squadra perché abbiamo perso e stiamo perdendo 2 partite a fila, ma in difficoltà in che senso? Scusami. Momento è abbastanza difficile, Certo insomma, che lo adesso. è, ne siamo coscienti, ripeto, mi sento responsabile di questo progetto, del mio lavoro al 100% e la mia intenzione è quella di fare il meglio possibile. Io sto dando tutto quello che posso. Per me, per la squadra e per la tifoseria di conseguenza. Cioè, non mi sento in difficoltà perché mi sento mancare nell'impegno, nel commitment, cioè tutt'altro. Posso andare, ecco, quello che voglio Nel non dirti riuscire a dare quello che forse è, dovresti. questo è amarezza, indubbio. Quando tu dai tutto, come tutti i giocatori sono dentro lì morti adesso, così. Vogliamo dire sono in difficoltà? Sono in difficoltà. Però io onestamente esco a testa alta perché non è che non mi stia spendendo al 100% insieme al mio staff e questo lo dico con grande onestà.